Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Crimas Car Fishing, anche oggi da Bagagiolo. Esatto ragazzi, siamo ancora qui a Bagagiolo, vogliamo riuscire a fare più pesci. L'altra volta il video è stato incentrato sul plumbing, oggi invece ci dedichiamo proprio alla pesca, quindi oggi vogliamo riuscire a fare qualche pesce in più veramente, visto che c'è qualche alga in meno. C'è qualche alga in meno, sì. Comunque abbiamo sempre usato distance stick e abbiamo fatto sempre un po' di plumbing perché non si è svuotato il lago dalle alghe. Diciamo che abbiamo entrambi scelto di posizionare due canne non molto distanti e una canna ciascuno, le una certa un po' più fuori, appunto, con l'utilizzo del marker, del plumbing, perché ovviamente ci sono ancora delle alghe, meno, ma sono scese, sì, perché col sole sono un attimo andate a morire. E basta ragazzi, quindi la sessione ha inizio. Vi faremo vedere qualche piccola novità. Esatto. E come sapete, noi ogni tanto, quando abbiamo la possibilità di mostrarvi qualcosina di nuovo, ve lo mostriamo e daremo via probabilmente a una piccola rubrichina interna ai video. Sì, non sempre, ogni tanto però ci sarà, ma ne parliamo più tardi. A dopo. Purtroppo non siamo riusciti a filmare la partenza, ma da come tira sembra cattiva. Sai Max, è vero? Sì, ho sentito. Belle testate. Ragazzi, sono le 7:30 di mattina circa, è un'oretta che siamo in pesca e questa è la prima partenza che vediamo. Adesso intanto vado vicino a Max. Allora, intanto, dai, cosa hai messo qua? Boilies del 25. Ah beh, sempre quello dell'altra volta. Sì, sai che stiamo testando nuove. Allora un attimo che la giro perché ha dato una bella scodata, ragazzi. E sembra che la treccia in bobina stia facendo il suo lavoro. Perché ragazzi, abbiamo messo la treccia in bobina. Finalmente sto testando le canne nuove. Allora, appoggio qui un attimo e vado a dare una mano a Max, ragazzi. Allora ragazzi, adesso ve la facciamo vedere bene ovviamente, però voglio farvi vedere anche cosa è emerso assieme al pesce. Come vedete, c'è sempre questa parte di alghe morta che ovviamente è sopra, però ripeto, se facciamo le cose con calma, senza avere, diciamo, la premura di fare le cose, si riesce a portare comunque a godina. Alla matta perfetta. Bene. Boilies del 25. Primo pesce della sessione fatto su una 25 mm affondante. E è un bel pesce. È un bel pesce. Diamogli un po' d'acqua, adesso ve lo faccio vedere. Una piccola fulli. Beh, piccola, dai, media taglia, però l'ho sentita parecchio. È la prima scalled. È la prima scalled che facciamo qua, di solito sono cuoio. Scalled, oddio, sembrava che una... Specchi. Una bella fulli. Bella, bella, bella. Adesso andiamo a rilasciarla in acqua, ragazzi. Ve la rifaccio rivedere. Ah, che bella. Contento. Con l'occasione ho testato anche la nuova culla, che dopo andremo un attimo a vedere perché fa parte di quel piccolo progetto che vi ha accennato Cristian prima. Bene. Bene. Le fulli di Bagagiolo. Veramente bella. Ok ragazzi, diamo la libertà a questo splendore.
bel pesce. Eh sì, bel pesce. E ce ne sono di più grosse. Ma le prenderemo. Ma sono contento di averla presa con una boilies da 25 di quel nuovo marchio che stiamo testando, perché ricordiamo, purtroppo il tempo quest'anno non ce l'abbiamo per fare le nostre palline. Quando finiranno bisogna che ci facciamo trovare pronti con qualcosa di buono, e che poi sì, l'importante è dove calare, ragazzi. Però anche una buona pallina ci vuole. Allora ragazzi, adesso vi porto qui da Max perché sì, mi deve parlare di una nulla cosa. Nulla di speciale, come diceva Christian prima, durante i prossimi video, durante l'anno, vorremmo portare dei prodotti nuovi sul canale, una sorta di Climax Zone ma in sessione. E date le numerose domande che ci fate appunto su che cosa consigliarvi, a poco prezzo, avete budget limitati o la differenza tra una e l'altra, grazie appunto ai negozi con cui collaboriamo abbiamo la possibilità di farvi vedere qualcosina, ok? Oggi in questo caso si parla di una culla, ok? Culla molto bella, leggera soprattutto, ha due scoli d'acqua, quindi anche quando la riempiamo d'acqua poi è facile che si asciughi molto più velocemente. Compatta, perché come vedete si chiude facilmente ed è trasportabilissima, perché ha la sua borsa, dopo ve la faccio vedere magari mentre scorrono le immagini, ha la sua borsa e, cosa molto importante, qui se gentilmente mi riesci a passare il suo telo un attimo, che così la faccio vedere bene. Perfetto, grazie Cri. Allora vabbè, questa è la sua sacca di trasporto, magari se riusciamo dopo allego anche una piccola slide, e questo è il telo che quando abbiamo le sessioni, quelle più calde, ok, è sempre meglio metterglielo sopra in modo che il sole non vada a battere dentro e si surriscaldi tutta la culla e quando mettiamo il pesce vada a soffrire. Molto semplice, è veramente un bel articolo. Abbiamo deciso di iniziare con questo prodottino qua della Starbaits, tra l'altro Carp Hammock, e è veramente un bel prodotto, non ha un costo eccessivo, quindi va benissimo per chi si approccia e per chi comunque vuole una roba comoda, perché ragazzi, ripeto, è trasportabilissima, quindi cioè non pesa più di tanto, non è enorme, ok, quindi va benissimo per una taglia media, ma anche qualcosa di più generoso e basta. Poi la tela è anche morbida, è anche sì è bella morbida, bella rivestita, c'ha lo scolo qua in gomma per non andare a ferire il pesce, è veramente un bel articolo. Qua i soliti strappi a coprire i giunti, ci sta tranquillamente dentro la sacca di rilascio, quindi no, veramente bella, veramente bella. Ripeto, ringraziamo Samuele di Aria Pesca che ce l'ha fornita in modo da farvela vedere, e questo è uno di quegli articoli che durante l'anno appunto in sessione vi faremo vedere, quindi per chi ci chiede qualcosa anche a un prezzo limitato, perché non ha un costo eccessivo, se non ricordo male sta qua, questa potrebbe fare appunto il caso di tanti. Tutto qua Cri, volevo solo spendere due parole, è veramente certo. Bella. Allora ragazzi, intanto un'altra piccola panoramica della mia posta, in attesa di un altro bel pesce, e adesso andiamo a vedere cosa sta facendo Cri, che vedo che è lì che continua a riempire il secchio d'acqua. Cosa stai facendo? Allora, adesso mi stavo preparando per mostrare una cosa. Allora, siccome è da un periodo che causa Brexit si fa fatica a reperire Discharge, voi sapete che noi l'abbiamo sempre usata come marca, ultimamente no, perché ovviamente non ce n'è. Abbiamo saputo che molti di voi hanno appunto l'hanno ordinata, eccetera, però purtroppo ragazzi i problemi attuali sono quelli che sono.
Vi mostro un'alternativa molto valida di Charger, che noi è diversi mesi che la stiamo usando e ci ha sempre dato soddisfazione, e fa l'effetto di Charger forse anche meglio. Adesso vi spiego il perché. Allora, lì ho messo quello, questo, devo prendere questo, il bombo. Pozioni magiche per Cristian. Ti chiedo poi una cortesia di un sacchettino, Max. Ah sì, ok, allora, ti lascio un attimo la videocamera così fai vedere un attimo, io vado a prenderti il sacchettino. Ok. Ragazzi, adesso faccio una cosa, perché ci avete scritto anche in parecchi che purtroppo avete avuto difficoltà appunto a reperire il discharge. Noi, ripeto, da un po' che usiamo questa soluzione e ci ha sempre dato soddisfazione finora, quindi adesso vi faccio vedere cos'è. Allora, questo qua è il decimo sacchettino che stiamo usando. Ho girato. Questo è il decimo sacchettino, perché Cri consuma i miei, ovviamente, per fare video e riprese. Questo è il decimo. Speriamo che vada bene, Cri, stavolta, ok? Vieni. Allora, vada. Perché ovviamente quando si fa tutto in live così. Allora, discharge, ragazzi, quindi parliamo di pellet in particolar modo. Cos'è? È un pellet, dentro c'hanno un aroma, un liquido, qualcosa, e fa quell'effetto nuvola, che sostanzialmente è colore e aroma. Noi invece adesso stiamo facendo così. Allora, questo è il mio secchio del pellet, avete già visto in altri video, io uso lo scratting assieme al frizzy pellet, a volte gli metto il go, a volte uso i smart liquidi, quindi lo tengo sempre dippato. Ora questo devo dipparlo perché è nuovo, l'ho fatto da poco, però adesso vi faccio vedere come ricreare discharge, diciamo, ancora più potente. Adesso vi faccio vedere come. Allora, potete o semplicemente quando fate il sacchettino con il frizzy dipparlo con il go. Io, ragazzi, vi dico go perché noi usiamo prettamente i go, altrimenti potete prepararvelo prima, che secondo me è la cosa migliore. Allora, abbiamo fatto un video su Instagram dove abbiamo mostrato un po' tutto il processo. È la prima volta che lo mostriamo su YouTube, quindi ve lo faccio vedere per la prima volta. Frizzy pellet, li butto. Ora, io per farvelo vedere lo sto facendo qui, ma voi potete direttamente dipparvi sul secchio. Ok, pellet secco senza acqua, quindi nel momento in cui viene a contatto con un liquido lo assorbe. Adesso vi mostro un po' il passaggio. Uso un go, un semplice go, e comincio a dippare il pellet. Generoso, Cri, generoso. Questo è quello che ho fatto su Instagram. Per chi ha Instagram e non ci segue, non ha visto il video, questo è quello che ho fatto. Non è importante che sia questo il grill, non è importante che sia il go, basta che sia semplicemente un dip. E lo andate a mescolare così. E cambia colore il pellet. Sì, ma il bello è che non è che il go va sopra, cioè il pellet lo beve il colore, quindi lo trattiene. Perché se voi vedete sotto non sta rimanendo liquido, il pellet lo sta assorbendo tutto, vedete che non c'è più liquido sotto. Se voi li dipate prima nei vostri bidoni, poi vi restano secchi, colorati, e quando vanno in acqua faranno lo stesso effetto che fa di discharge. Ok, ragazzi, quindi fai vedere una manciata di pellet prima e dopo. Beh, penso si veda, no? Sì, è cambiato totalmente colore perché hai imbevuto tutto. Guarda, tengo anche. Sì, c'è molta differenza, Cri. Ok, bene. Adesso vedete che non c'è più go, non c'è più liquido. Lo assorbono. Adesso cosa vado a fare? Allora, chiudo un attimo. Sapete che noi cerchiamo sempre di mostrarvi. E adesso si rovescia tutto. Tutto. Questo lo tolgo perché sennò c'è il rischio che... Sì, se cade tutto. Ok, dovrebbe vedersi, no? Sì, se mi fai spazio appoggio anche la telecamera, che così almeno, guarda, viene fuori una ripresa molto più accurata.
aspetta che apro il cavalletto e la mettiamo proprio qua davanti. Adesso mi riporto bene e voilà. Ok, aspetta però prima inquadrami un attimo qui. Sì, allora cosa faccio adesso? Prendo un attimo perché un po'. Ok, resta così che sei nell'inquadratura. Allora, sacchettino, metto un piombo giusto perché vada a fondo. Qui c'è il pellet, vedete che non mi lascia poco colore in mano poi, perché appunto lo assorbe tutto, andrà a assorbirlo tutto quanto. Adesso prendo, faccio il mio sacchettino. Il bello di questo pellet è appunto che assorbendo tutto, qualsiasi cosa andate a mettere dentro. Ho messo lì il lago così dai due buchi, se no sì, mi torna comunque su per la pressione. Ok, bene ragazzi, adesso mi posiziono con la telecamera, credo. Sì, intanto suona la canna, si vede giusto? Sì, provo a schiarire un po', forse magari un attimo, perché ci tengo che lo vediate molto bene. Ecco, adesso forse così si vede un po' meglio. Bene, allora sacchettino, pellet all'interno, vedete non ho neanche colorato il sacchettino, e adesso vado a buttarlo dentro, dovrebbe vedersi bene. Ed eccolo lì. Eh sì, questo è quello che succede, ragazzi. Potevamo pulire un po' più. Sì, contate che l'acqua è parecchio torbida. Però. Guarda che. Com'è, sì. Frizzy? Sto frizzy pelle. Sì, adesso c'è il. Praticamente quello che vedete non è colore, è il colore ovviamente del. Guarda come si deposita. Sì, guarda. Però quello che vedete, ragazzi, è cibo. Eh sì, 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 sì. Vediamo se riesco da sopra. Vedete che frizza? Sì, c'è proprio un'effervescenza che parte dal basso verso l'alto e manda su cibo. Le immagini non rendono giustizia, ma è veramente. Sì, tenete presente che adesso non si vede, ma un vulcano. È viola. Rosa, viola. Ecco, così avete visto anche un'alternativa a discharge. Noi è diverso tempo, ripeto, che stiamo usando questa soluzione qui e sì, ci sta ripagando, ragazzi. E basta, ovviamente qualsiasi colore, qualsiasi aroma, e la particolarità appunto di questi pellet è che appunto assorbendoli poi possono sprigionare, oltre che la loro azione che fanno, anche il colore che andate a mettere, quindi otterrete l'effetto della discharge praticamente. Bene, spero che questa cosa magari sia stata d'aiuto, sì, a sì, qualcuno. Ottimo. Allora ragazzi, tutto un po' fermo, credo. Sì, allora effettivamente l'altra volta avevamo avuto un po' più partenze, magari poi si fermava. Questa volta invece solamente la tua carpa. Sì, e poi basta. O si è scaldata tanta l'acqua e ha cambiato un attimo. Sì, avete visto che dalle immagini ci sono anche meno alghe, ce n'è sempre tante, però molte meno. L'altra volta avevamo alghe fino sì, a riva, era pieno. Invece adesso sono praticamente nel mezzo e basta. Non sembra proprio spente le luci. D'altronde è Bagagiolo. Sì. Sì, sappiamo che non è facile. Non è una cava dove però si fanno molte partenze. A meno che qui si sono alzate tanto le temperature. Esatto. Quindi adesso magari paga di più un magari po' di la notte. Sera. Esatto. Proveremo a venire qui ancora di notte, eventualmente. Proveremo a sì, fare qualche sessione, vedremo se riusciamo a fare qualche sessione serale, vedere se per caso di sera è cambiato qualcosa. Bene ragazzi, solito abbiamo usato boilers la mainline bilanciate, che sappiamo che qui vanno parecchio. Max, come avete visto, sta utilizzando qualche palina dell'Any Water diametro 25, e
che ha avuto la cattura anche prima e anche l'altra volta ha avuto la partenza, quindi dai, stiamo cercando un po' di capire anche quale esca potrebbe essere migliore per questo posto. Bene ragazzi, la sessione va avanti, Max tra un po' so che dovrà recuperare una canna, vorrà farla rilanciare, quindi andiamo a vedere che farà il sacchettino e tutto, così vi mostro anche come lui prepara i sacchettini qui a Bagaggiolo. Avete visto i miei e poi vi faccio vedere i suoi. Bene ragazzi. Allora ragazzi, sto preparando una bombettina perché fra un po' tirerò su una canna e cambierò, perché è tante volte che sta suonando e non vorrei essere fuori pesca, magari qualche pesce di disturbo o perché no qualche tartaruga, perché comunque qui prima aveva la boilies smangiucchiata e non vorrei che ci siano qualche tartaruga un po' già in attività. A differenza di Christian, io invece di usare il pellet Frizzy uso lo stick mix Frizzy, ok? Quindi ho una base di pellet al pesce, ma dopo invece che mischiare due tipi di pellet come fa Cree, mi vado a inserire un po' di stick, che anche questo fa il mega nuvolone e imbevuto, poi vi faccio vedere con cosa. Ok, adesso posiziono il piombo al centro. Anche questo piccolo, chiamiamolo tutorial mini del sacchettino in PVA, avevo fatto un video su Instagram per chi vuole andarlo a vedere, a curiosare. Ok, perfetto. Adesso ci metto dentro un po' di stick. Tiger Nut, molto buono. Ok, premo bene, ho lasciato giù un po' di pelle, che non importa. Adesso impacco bene, sentite la canna che suona? Questa qua è quella che andrò a ritirare. Adesso cosa faccio? Invece che bagnare col Go, bagno con lo Smart Liquid. Questo è cibo liquido sempre. E là. Ok. Perfetto. Adesso ci butto un altri 2-3 pellettini. Là. Poi se voglio fare l'esoso ci butto anche del Go. Perfetto. Ok. Guarda che bella bombetta, Cree. Buono lo Smart Liquid. La boilies che si vede. Ovviamente lo Smart Liquid è PVA friendly. E questa è la mia bella bombettina. Adesso in questo caso la uso subito, se no altrimenti se la preparo qualche giorno prima ho paura che comunque, anche se PVA friendly, si possa sciogliere il sacchettino. Altrimenti me le preparo a casa solo col pellet e lo stick, e quando sono in pesca magari con un Go semplice io lo butto dentro. Adesso non mi resta che tirare sulla canna, ok? Con l'attacco dell'headcore è facile fare il cambio subito. Per chi non l'avesse visto, abbiamo fatto un video su come si costruisce il leadcore e appunto di quanto è facile poi prepararsi anche le bombette a casa e arrivare in pesca ed essere in pesca molto velocemente. Niente, vado a ritirare sulla canna e speriamo che porti fortuna. Ho tirato su la canna, adesso vado a sganciarmi il leadcore con la vecchia montatura. Questo mi permette, una volta rilanciato, di riprepararmi questo ed essere pronto per una nuova calata nel caso partisse qualche pesce. Mi sono preso, ragazzi, perfetto. Ok. Sacchettino nuovo.
guardate quanto è veloce l'operazione. Di solito quando andiamo in qualche lago, magari dove c'è molta più attività rispetto a Bagaggiolo, me ne preparo un po' in modo da essere pronto in pesca nel minor tempo possibile. Fatto, vado a rilanciare. Bene. Allora, abbiamo imparato una roba. Non dobbiamo più dire, dobbiamo aumentare la quantità di pesce o la taglia, perché ci portiamo a sfiga da soli. Sì, allora... ogni volta noi ci proviamo a venire qua, ma... noi, quella è l'intenzione, poi... cioè, porca ovviamente... miseria, se tosta sta cava. Allora, sì, è una cava che ti impegna... sembra facile perché, ripeto, abbiamo già detto anche nei primi video fatti qui, per la forma, la conformità e il fondale che ha, sembra facile, ma in realtà... no. Probabilmente, non so, o sbagliamo ancora qualcosa o dobbiamo aumentare il tempo delle nostre sessioni, cosa forse sì, più, perché purtroppo ragazzi noi più di mezza giornata non facciamo, lo sapete, abbiamo mezza giornata più delle volte, anche meno, quindi adesso riproveremo magari a venire qui più verso avanti, sera, sì, sì. Vedremo se magari e nelle ore serali magari cambia più qualcosa, fresco, cambia perché qualcosa. In questo periodo qui non ci abbiamo mai pescato, quindi è la prima volta che peschiamo, sì, anche in questo periodo dell'anno qui a Bagaggiolo, quindi è un po' tutto da scoprire, sì, sì. Detto questo ragazzi, vi ricordo una cosa molto importante: sotto nelle descrizioni, già dal video precedente ma anche da questo, troverete tutta una lista di quello che noi usiamo, dovuto alle numerose richieste che ci fate continuamente, che canne usate, che unghie usate, che culla avete, quindi ci fate parecchie domande inerenti alla nostra attrezzatura. Abbiamo deciso di, sotto nella descrizione qui in basso al video, adesso non so se di qua c'è la freccina, schiacciate sotto, c'è la descrizione, quindi abbiamo messo tutto. Esatto. Ovviamente nella descrizione in primo piano, quando come in questo video faremo vedere qualcosa di nuovo, quindi la particolarità, la cosa nuova, insomma. Oggi è stata la culla, appunto. Ah, a proposito, ringraziamo ancora Samuele. Sì, la vedrete in primo piano. Esatto. In primo piano vedete sempre, diciamo, se quello che vi mostriamo inerenti a queste piccole pillole di Climax Zone, possiamo chiamarle un po' così. Sì, dai. Le vedrete appunto in descrizione. Quindi, detto questo, ragazzi. Ecco, a proposito, se avete qualche prodotto che avete voglia di vedere un attimo un po' più da vicino, esatto, ovviamente... non è canale 800 euro, perché comunque, cioè, non avrebbe neanche senso secondo me farla vedere. Qualcosa di utile che magari volete consigliare, che noi portiamo sul canale per chi appunto si sta approcciando o ha bisogno di particolare attrezzatura, scrivetecelo nei commenti o nei social e vediamo di esatto, riuscire a portarlo. Esatto. Bene ragazzi, con la canna che suona, perché adesso mettiamo via adesso, quindi sì, abbiamo un esatto, po' di acqua, e noi vi lasciamo. Vi diamo appuntamento al prossimo video. Esatto. Non sappiamo ancora dove, come e quando. Ok, l'importante è che ragazzi continuate così, perché state crescendo sempre di più. Sì. E aumentano molti i messaggi. Esatto. Quindi, quindi portate pazienza se non riusciamo a rispondere sempre in velocità, magari ci mettiamo un po' di più, però con calma cerchiamo sempre di rispondere a tutti. Vi diamo appuntamento al prossimo video ragazzi da Bagaggiolo. Iscrivetevi al canale perché tanto è gratis. Sì, Max Car Fishing è tutto. Ciao ragazzi. Ciao.